Bella a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo su Resident Evil Revelation, nell'episodio 8, tutti in pericolo. Nell'ultima parte, se vi ricordate, abbiamo rincontrato Rachel e abbiamo trovato l'RPG. Difatti c'era il tempo e quindi abbiamo attivato la PR. Bene, vediamo un attimo. Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Qualcuno ha trovato la Queen Zenobia. Non sei cambiato di una virgola. Sistema di puttamento satellitare. Il momento è arrivato, O'Brien. Lasciate ogni speranza poiché entrate. È come se i miei ricordi peggiori mi tormentassero. Lasciamo che il fuoco del cielo purifichi la terra. Con queste soluzioni unilaterali non farete altro che far nascere un'altra Belco, o magari 10. Sì, ecco il punto dolente. Sono i gruppi come quello che giustificano la nostra esistenza. Episodio 8, tutti in pericolo. Si impone l'immediato contenimento. La posta in gioco è altissima. Lei è cieco. Un umanista senza causa. È una causa persa, direttore O'Brien. Lasciamo stare le cazzate, Morgan. Sta giocando di nuovo col fuoco. Ma questa volta temo che rimarrà scottato. Le faccende in sospeso possono solo peggiorare le cose. Ci pensi bene, direttore? O se ne potrebbe pentire? Ah, diavolo. Non mi deludi mai, Morgan. Ma quando avremo scoperto la verità, non ripeterai più i tuoi errori. Parker! Sì, è ora di andarsene. Madonna. Ecco, guarda, è entrata tutta l'acquetta. Nuota. Nuotiamo. Quanto è bello nuotare. Allora, respiriamo un attimo. È bello respirare tutto. Di qua bisogna andare? No, è chiuso dall'altra parte. Ma bisogna salire. Adesso io non ricordo bene. Vabbè, intanto prendiamo qua. Niente, non risponde. Allora, prendiamo qua. Non credo che bisogna ritornare indietro. È fuori uso, difatti. Dobbiamo trovare un'altra uscita. Eh già, Parker. Hai proprio ragione, dobbiamo trovare un'altra uscita. Qua dove si va? Ah, ecco di qua di fatti dove andare. Perfetto. Io vedo qualcosa da prendere lì. Niente, non posso prenderli perché sono carico. Ma vediamo di qua dove si va. Tanto so che devo andare su. Però volevo vedere un attimo. Qui Chris, Vermillion, Parker e Jill. Ascoltate bene. La nave è sfacciata.
Nautilus attacchi gli oceani. Io e Jessica siamo diretti alla Queen Zenobia, tenete duro. Vi contatteremo presto, non morite lì dentro, passo. Oh, bene, bene. Non si apre troppo deformata. Sì, ma tanto devo tornare indietro. Qua non so neanche perché ci sono venuto a fare. No, ma aspetta. No, 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 no. Devo andare di qua io. Giusto, giusto. Devo andare di qua. Perché mi devo andare alla piattaforma. Giusto. No, non incominciate. Non incominciate voi. Cosa c'era lì? Aspetta. Ok, perfetto. Allora, usciamo. Ah, sì, 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 sì. Allora, dobbiamo incontrarci al casino con Chris, giusto? Perché poi al laboratorio ci andiamo dopo con Chris. Perfetto, sì, 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 ho capito. No, però non bisogna andare di qua. No. Ho sbagliato. Bisogna andare avanti. No. Ah, no, 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 è giusto, giusto, di là. Giusto, perché di qua si va... Si va dove abbiamo girato le chiavi. Giusto. Era di qua, era di qua. Ho sbagliato io. Mannaggia a me. Jill, io ti porto ai campionati di nuoto, veramente. C'hai... Hai veramente un'apnea impressionante. Ti giuro, Jill. Ti porto ai campionati di nuoto! Senza questi cosi, però, eh. Ok, dai, andiamo. Dov'è la porta? Eccola qua. Perfetto. Allora, di qua? Sì, sì, di qua, perfetto. Va bene, non possiamo cambiare le armi, mi sa che sicuramente perché siamo sott'acqua, però. Allora, adesso ci dirigiamo sempre avanti. Dovremmo quasi esserci, però. Sì, però un po' prendiamo un po' di sospiro perché. Dai, faccela, 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 Jill, Jill, vai. Vai che c'hai un'apnea di ferro. Mamma mia, Jill. Sei una cosa impressionante. Ti adoro, Jill. Ok, brava. Qui Chris, voi due state bene? Chris, sì, noi stiamo bene. Ma la nave sta affondando. Ci avviciniamo alla Queen Zenobia. Appuntamento sul ponte di prua. Sì, sì, ok. Ricevuto, ti aspettiamo. Ok, a presto, chiudo. È vero che c'ho l'RPG. È vero. Sì, perché l'RPG devi prenderlo, perché sennò lo perdi. Non puoi fare come le altre armi. Poi mi sembra che la prossima parte è quella con Chris, se ricordo bene. Sì, l'RPG in mano però non lo tengo, perché sennò lasciamo perdere, che fine fa. Sì, ma non c'è un box che io l'RPG voglio metterlo via. Non è che qua c'è. Ecco. Infatti, come pensavo, perché l'RPG io lo metto via, perché non si sa mai che strani usi potrei fare, dato che posso sputtanarlo. Ok. Sentito. Là. Metro, vi siete quasi persi la festa. Perfetto, abbiamo finito il capitolo.
Ci rivediamo nel prossimo episodio.